Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è il tumore. Cos'è un tumore? Viene detto anche neoplasia o cancro, ed è una massa abnorme di tessuto che continua a crescere in eccesso ed in modo scoordinato rispetto ai tessuti normali. Il termine tumore nasce dall'aspetto macroscopico che presenta, visto che si manifesta frequentemente come una massa rilevante sulla zona colpita. Il termine cancro, invece, che indica sempre un tumore maligno, deriva dal greco carcinos, granchio, ed è stato attribuito da Ippocrate. Questo perché nello stadio avanzato di un tumore, spesso, si formano nel tessuto sano delle proiezioni, che danno un'immagine simile a quella delle chele di un granchio. Come nasce un tumore? Il nostro corpo è formato da tanti tipi di cellule che in condizioni normali crescono e si dividono. Questo processo permette di mantenere l'organismo sano e di farlo funzionare correttamente. Durante i primi anni di vita di una persona, la divisione cellulare avviene molto più rapidamente, per permettere la crescita dell'individuo. In età adulta, invece, le cellule si dividono soprattutto per sostituire quelle morte o consumate, o per riparare delle lesioni. All'interno di ogni cellula si trova il DNA, che contiene informazioni su come le cellule debbano crescere e moltiplicarsi, e dei geni controllori che hanno il compito di impedire che una cellula sbagliata possa sopravvivere. Quando avvengono delle mutazioni del DNA all'interno delle cellule e anche i suoi geni controllori sono fuori uso, non sono in grado di riparare gli errori presenti all'interno del DNA. Le cellule iniziano così a dividersi troppo spesso, in maniera incontrollata e disordinata, generando a loro volta un numero enorme di altre cellule con lo stesso difetto di regolazione. In pratica, il processo di riproduzione cellulare impazzisce e le cellule sane rimaste vengono attaccate. Quali sono le conseguenze? Queste cellule maligne tendono a staccarsi e ad invadere altri tessuti, perché entrano nel flusso sanguigno o nei vasi linfatici del nostro corpo. Il tumore maligno si estende quindi ad altri organi, fino a colpire e danneggiare organi vitali, come il cervello, il cuore e i polmoni, portando alla morte. Questo processo prende il nome di metastasi. Perché si sviluppa un tumore? Queste mutazioni genetiche, e quindi la nascita di un tumore, viene attribuita per il 90-95% a fattori ambientali e per il 5-10% alla genetica. Per fattori ambientali si intende, oltre che all'inquinamento, il fumo, l'alimentazione e l'obesità, le infezioni, lo stress, l'esposizione a radiazioni e la mancanza di attività fisica. In altri casi, questi errori nel meccanismo di replicazione delle cellule si generano indipendentemente dall'ambiente esterno. Lo sapevi che
I tumori, oltre che maligni, possono essere anche benigni, ossia le loro cellule non si diffondono nell'organismo. In alcuni casi potrebbero comunque causare problemi. Se decidessero di espandersi, potrebbero andare a fare pressione sugli organi e sui tessuti sani. Quali tipi di tumore esistono? I tumori vengono divisi in categorie molto ampie, come carcinoma, cancro che si sviluppa nella pelle o nei tessuti che rivestono gli organi interni, sarcoma, colpisce le ossa, cartilagini, muscoli, vasi sanguigni o altri tessuti. Leucemia, inizia a svilupparsi nel sangue e negli organi dove viene prodotto, midollo osseo. Linfomi e mieloma, si manifestano nelle cellule del sistema immunitario. Tumori del sistema nervoso centrale, colpiscono il tessuto del cervello e il midollo spinale. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.